Ciao punti, ciao ciao ciao. Popolo di YouTube, mi son masta in versione padovana. Ah, che polli, che partita di merda che avete fatto, mamma mia. Cioè questa squadra qua volete dirmi, questa volete dirmi che non era battibile. In casa nostra, sta squadra non era battibile. Cazzo, cioè. È una squadra da fondo classifica, ma come cazzo fai a non batterla? E giocando di merda e meritando di perdere! Perché questa l'hai meritata di perdere, neanche di pareggiare, di perdere in casa tua, davanti ai tifosi nostri, contro sta squadra di merda! Ma schifo, allora almeno l'inizio è anche stato meglio, meglio il Padova, i primi 20-25 minuti ha giocato meglio il Padova. Però non è che ha fatto chissà che cosa, io ho visto solo Piovanello, che è l'unico penso che si salvi di questa squadra, l'unico che ci ha provato, l'unico maltrattato anche dagli avversari e dall'arbitro che non mi è piaciuto, però è inutile parlare dell'arbitro, abbiamo giocato male noi, non c'entra un cazzo l'arbitro, adesso io non voglio che la gente si vada ad attaccare all'arbitro, al rigore dubbio, queste cose qua, no, abbiamo fatto schifo, fine, no, non ci sono altre scuse, malissimo, in tutti i reparti, difesa, centrocampo e attacco, tutti. Salvo solo Piovanello, come ho detto, solo lui. Comunque, primo tempo che forse c'è una delle due che merita di più è il Padova, con Piovanello che scalda un po' i guantoni al portiere qualche volta, qualche conclusione, ma non troppo pericolosa, attenzione. E sì, c'è anche un tiro di Russini, però anche lui zero, mi ha dato proprio 0-0 Russini. Poi arriviamo all'altro, all'attaccante, adesso prendo reparto per reparto. Partiamo dall'attacco. Ceravolo, ragazzi, Ceravolo. Aspetta perché... Poi chi è entrato ha fatto ancora peggio di Ceravolo, però Ceravolo ragazzi ha la prestazione da 4 in pagella, impalpabile, mai visto, mai che tiene un pallone, mai che fa sportellate, mai che segna, non segna da una vita sto uomo, cazzo, è il centravanti che questo dovrebbe essere il nostro centravanti, non segna mai, è diventato una mummia, cazzo, questa è la mummia del Padova è diventato Ceravolo, non segna, non segna. Poi anche in certe partite, quando entra dalla panchina fa anche benino tutto sommato a volte, però... Io da lui mi aspetto i gol non li fa e allora è insufficiente perché lui è adibito a segnare, i gol non li fai e allora sei insufficiente, fine, non me ne frega un cazzo che a volte fai belle prestazioni, sei insufficiente, come questa sera, insufficiente, gravemente insufficiente perché non hai fatto un cazzo proprio, poi dopo chi è entrato ha fatto ancora peggio, non tanto Ghirardello ma Gagliano ragazzi, Gagliano. Gagliano è una roba. Ha fatto una roba. Cioè, malissimo. Ha sbagliato tutto quello che c'era da sbagliare. Ha fatto un po' sportellate, ma ha sbagliato tutto. Grazie. Che cazzo facciamo là in attacco? E poi passiamo al centrocampo. Cretella in ombra. Un Dezzi che forza molte volte la giocata, ma spesso male. C'è anche un tiro. Prova anche la conclusione qualche volta, ma sempre malamente. Anche i calci piazzati non battuti bene da Dezzi, secondo me. Quindi male a centrocampo, poi entra Radrezza, ma non cambia niente. Ecco perché stai in panchina, evidentemente, perché quei due sono meglio di te, Cretella e Dezzi, anche se oggi non hanno fatto niente bene. Vasic, ecco, forse un altro che posso salvare sulla fascia destra, uno dei pochi che ci crede, che spinge, ma poi non è che mi fa molto. Ecco, uno che prova anche a svettare nelle palle inattive, basta. Jelinic di là male. E per carità si impegna e tutto quanto, ma anche sostanza poca, ragazzi. Di concreto poco. Tanto impegno, ma poca concretezza. E poi arriviamo alla difesa, ragazzi. Arriviamo al secondo tempo, quindi di conseguenza, cioè nel secondo tempo, non abbiamo fatto un'azione che sia una, zero assoluto. Ma poi, ragazzi, loro hanno fatto due ripartenze, anzi, più di due, ma due in particolare, una con Priore e una con Danti, mi sembra. E guidata da Nalini la prima, ma attenzione, cioè che potevano farci tanto male, eh. Una che c'è Priore che spara sulle stelle dopo che Nalini lo serve benissimo, e l'altra Danti, ragazzi, che è davanti da solo col portiere, fa il tocco e esce di un centimetro, penso, quella palla, ma di un centimetro, e abbiamo rischiato quindi di perdere. Poi dopo hanno fatto altre ripartenze perché la nostra difesa fa cagare. Ragazzi, ogni volta che ci ripartono, cioè abbiamo dei tre lumache là dietro. Ilie, ragazzi, ha fatto una partita pietosa, Ilie, pietosa, non solo in fase difensiva, ma anche in impostazione. Ne ha sbagliate di tutti i colori. Sbagliati gli interventi, falli inutili. Ma che cazzo fa anche Ilie, dai? Malissimo. Meglio Calabrese, ve lo dico, meglio che giochi Calabrese, però. Vabbè,
Il problema è che sono tre difensori lenti. Valentini è lento, Belli, ecco, Belli forse è stato il migliore dei tre, migliore se si può definire migliore, meno peggio forse. Però ogni volta che lanciano, una squadra ci lancia lungo è un pericolo. Quindi, ricapitolando, difesa scarsa, centrocampo che fa fatica a manovrare e attacco impalpabile. E dove andiamo con sta squadra, ragazzi? Dove cazzo andiamo? Io mi ero anche illuso, pensavo che fosse migliorata, soprattutto in fase offensiva, perché vabbè, in difesa vedevo che c'erano dei problemi, me ne ero accorto. Ma ragazzi, con questa squadra qua, se giochiamo così, non andiamo da nessuna parte. Con difesa schifosa, l'attacco schifoso. Ma guarda, non lo so neanche io. Arriviamo a Caneo, appunto. Oggi il tuo voto ti do 5. E sono anche buono perché sei stato espulso. Penso ingiustamente, però, perché. Cioè, erano giuste le tue lamentele, quindi qua ti difendo, però hai perso 5-0 con la pergolettese, hai perso la bussola, secondo me. E poi anche un'altra cosa che noto ma da tante partite è che noi facciamo il primo tempo, che corriamo e ci mettiamo in intensità, poi piano piano si cala, poi fai i cambi e spariamo. Spariamo completamente dal campo, anche con la Feralpi è successo, anche un po' col Pordenone che era in 10. Non so che cazzo succede, forse cioè, li fa correre troppo, non lo so. Arriviamo stanchi. Quindi, Caneo, devi sistemare tante cose, caro mio. Io sono partito criticandoti. Ho cambiato idea su di te, ma adesso sto ritornando indietro. Perché tu non puoi perdermi 5-0 con la Pergolettese. E tu non puoi pareggiarmi 0-0 in casa con la Virtus Verona, meritando di perdere. Non puoi. Bene. Quindi, 5. Ma mi verrebbe da darti anche meno, ma ti do 5, dai. Se vado avanti ti do meno, quindi terminiamo qua il video, va. E io non posso godermi una domenica comunque serena, cioè ogni volta una delle mie due squadre mi deve fare incazzare, vabbè, iscrivetevi al canale, se volete seguitemi su Instagram, se volete mettete mi piace, bla 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 bla, forza Biancoscudati, ciao.